C'è una scena che nessuno ha potuto vedere nel film Uomini si nasce, poi certo si muore, che è la famosa scena dell'occhio di Renato Salvadori che toglie con un dito un occhio a un personaggio. E lì io, memore dei ricordi di un regista, Sergio Corbucci, che aveva fatto in Django, aveva fatto mangiare un'orecchia, mi scatenai in questa sequenza dicendo vabbè, adesso faccio io una un po' più forte. E quindi dettagliai molto particolarmente, con grandi particolari, con una luce molto alta, l'estrazione, prima l'estrazione dell'occhio, poi addirittura il bulbo appena fuoriuscito nel pavimento, inquadrato proprio con i macro obiettivi, con una luce perfetta. E il tacco della scarpa di cosa che lo calpestava e lo schiacciava. Questa scena chiaramente è stata tagliata. Castrano, ma che potevo fare? Io ti vorrei capire. Ma come ci fa a capire una spia? A parte quella scena lì, poi ci stava un po' l'idea della violenza che non ha fatto passare il film. T'ammazzo se non lo pianti! Buona, è ora che cominciamo a far sul serio, capito? No, era molto violento, molto. Anche un po' troppo, insomma.